Tela, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. È vergognoso il fatto che anche quest'anno mancano i dati di ben 5 regioni, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, relativi al rapporto dell'ISPRA sulla contaminazione delle nostre acque da pesticidi. L'anno scorso, attraverso un'interrogazione parlamentare che vorrei appunto sollecitare per avere risposta, la 407-843, avevo chiesto al Governo di sollecitare le regioni per fare in modo che le ARPA, in particolare per la mia regione l'ARPACAL, facesse questi monitoraggi, rispettando un decreto di 2 anni fa in cui appunto si obbliga questi comuni, questi enti a fare questi monitoraggi, cosa che non è stata fatta. Nel decreto non è previsto neanche una sanzione per questo, quindi fatta la legge trovate l'inganno, questi enti che dovrebbero salvaguardare l'ambiente delle rispettive regioni non stanno facendo nulla, quindi non stanno salvaguardando l'ambiente. Il rapporto dell'ISPRA parla chiaro, è preoccupante dal punto di vista sia della salute umana, sia della salute dei nostri terreni, delle nostre falde acquifere, di superficie e di profondità. In questi giorni ho sollecitato anche Mario Oliverio, che è presidente della Regione Calabria, nonché anche assessore all'agricoltura della Regione Calabria, a fare qualcosa. In questi giorni ho saputo che è venuto in Calabria a fare la solita passerella il ministro Martina. Facesse qualcosa anche il ministro per intimare l'ente regionale, in questo caso l'ARPACAL, a fare questo monitoraggio, a fare questo controllo. Non possiamo girarci d'altra parte. Grazie Presidente. Grazie onorevole Parentela. È scritto a parlare il deputato Fanucci, prego. Grazie Presidente.